siamo al primo minuto di gioco, quindi allo stadio comunale, situazione di parità 0-0 tra Juventus e Fiorentina. Il lungo rilancio, poi è Galia verso Casiraghi, Casiraghi costretto ad arretrare, poi dà ancora all'indietro. Sono soltanto 2000 i tifosi fiorentini, ma si fanno sentire, si trovano nella parte centrale dello stadio opposto alla tribuna dalla quale vi parliamo. C'è una serie di finte, poi un pallone allungato però preda subito della squadra viola, è uscito il pallone, la rimessa laterale dovrebbe essere affidata alla Fiorentina. C'è Volpecina che attende di poter effettuare il rilancio, se la prende con calma la Fiorentina. Un'entrata con il pallone che Rui Barros mette di nuovo oltre la linea laterale. Una Fiorentina strana, per un'annata strana, si è comportata benissimo in Europa, mentre non altrettanto bene ha fatto in campionato. Soltanto domenica scorsa ha avuto la certezza matematica di poter giocare anche il prossimo campionato in Serie A. La Fiorentina ha anche il record di 3 sole reti subite, tutte fuori casa, nessun gol subito in casa. Intanto osserviamo Schillaci, effettua il suo scatto, poi ha due avversari da superare, riesce comunque a mettere la palla al centro e pallone in rete. Il pallone in rete, è stato Galia a sorprendere tutti su un lancio effettuato da Schillaci. È in vantaggio la Juventus già al secondo minuto di gioco, 1-0 con il gol di Galia. Esplode l'entusiasmo dello stadio, possiamo rivedere il pallone collocato alle spalle di Landucci, quindi Juventus in vantaggio. Questo è l'ottimo spunto, ha mancato l'intervento Battistini e si è presentato Galia che ha messo la palla in rete, quindi Juventus in vantaggio per 1-0 al secondo minuto, rete di Galia. Tutto bene quindi nella partenza bianconera, problemi per la Fiorentina che si trova a dover recuperare un gol, quello segnato da Galia al secondo minuto. Dunga che attende che si possano piazzare i compagni, lancia poi in avanti verso Nappi. Nappi effettua il cross, Baggio manca il controllo, però è pronto Dell'Olio a effettuare ancora un cross dalla parte opposta. C'è il tiro, una mischia e poi all'ultimo momento proprio sulla linea riesce a bloccare Tacconi. Azione che possiamo rivedere, questo si può considerare quasi un tiro. E poi tra una manata e un rimpallo, che era quello di Galia, c'è l'intervento definitivo da parte di Tacconi. Fiorentina quindi che sa mostrarsi pericolosa, intanto c'è un fallo in favore della squadra bianconera. Siamo arrivati frattanto al nono minuto del primo tempo, 1-0 per la Juventus sulla Fiorentina. Su questo cross adesso c'è il tentativo di saltare di testa di Casiraghi, la palla è troppo alta, ma arrivano velocissimi due bianconeri in pieno pressing, posizione irregolare, era terminato in fuorigioco Casiraghi, aveva i piedi proprio praticamente sulla linea di fondo, intervento del guardaline e quindi gioco interrotto per questo calcio di punizione. Lo vedete, il bianconero è chiaramente alle spalle di tutti quando gli viene lanciato il pallone, già battuto il calcio di punizione. Va in avanti Kubik, riceve il pallone, deve liberarsi della marcatura di Eleinikov, arbitro indica che si può proseguire, fischi da parte del pubblico. Buso si disimpegna, riesce a servire poi il pallone verso Dung. Baggio appoggia l'indietro verso Dell'Olio, Dell'Olio per Pin, fallo laterale con rimessa che spetta la Fiorentina. In un paio di occasioni molto pericolosa anche la Fiorentina, vi ricordo con il tiro di Nappi e poi con la deviazione di Baggio. Area di rigore, lo scatto di Di Chiara, il pallone in rete, il pallone in rete, ed è stato Buso a mettere la palla in rete. Siamo sull'1-1 al decimo minuto, Buso si sdraia per terra, possiamo osservare nuovamente Di Chiara. Di Chiara, il colpo di testa splendido di Buso che ha anticipato anche Tacconi,
1-1, quindi si ristabilisce la situazione di partenza. Al secondo minuto Galia, al decimo minuto il pareggio di Buso. Si riprende il gioco dopo l'interruzione per soccorrere Dell'Oglio. Colpo di testa adesso di Chiara, si ferma sulla sinistra, può servire Kubik che si fa vedere, effettuato il cross, colpo di testa, pericolosissimo. È pericoloso questo intervento da parte di Nappi, ancora sbucato alle spalle dei difensori, tanto il pallone viene scagliato in tribuna. Si dispera, non inquadrato, si dispera Nappi per ancora questa occasione, colpo di testa troppo centrale, Tacconi ha avuto certamente i suoi problemi. Pallone scagliato in tribuna dove i sostenitori della Fiorentina sono più numerosi, quindi pallone che non è rientrato in campo. Mentre avete visto inquadrato Graziani, è stato portato in campo un altro pallone. Riprende il gioco adesso, ferma intanto Battistini, ben piazzato Dunga, il tocco per Kubik, splendido il lancio, vediamo se Battistini arriva. In scivolata invece è stato Bonetti ad anticipare tutti. Si ferma Dunga aspettando che il pallone esca, naturalmente tutto l'interesse da parte della Fiorentina di smorzare il rompere il ritmo della Juventus. Ancora in fallo laterale il pallone, tocca Baggio, effettua il lancio, trova piazzato Dell'Oglio che finta poi sul cross, attira tre avversari su di sé, poi dà l'indietro a Dunga. Dunga decide di cambiare, cerca Di Chiara con questo traversone, però ancora lo stesso Di Chiara è in possesso di palla, può andare al tiro, lo effettua centralmente, ancora un'azione pericolosa da parte della Fiorentina. In due occasioni è stato aiutato Tacconi dalla mira degli attaccanti fiorentini, sia Nappi di testa che adesso Di Chiara di destro hanno indirizzato il pallone centralmente. Vi dicevo che Brio e Bonetti avrebbero bisogno di una maggiore copertura, forse non sono in Brio forse non è in condizioni per restare in campo, può darsi che gli sia successo qualche cosa. Intanto c'è Battistini che allontana appena appena il pallone, ancora Schillaci dribbla un avversario, poi un altro, cerca di dare in mezzo, insiste la Juventus, tutta nella proiettata nella metà campo della Fiorentina. Va in avanti Buso, pericolosissima azione regolare con Baggio, il tiro di Baggio fermato, ancora la porta è vuota, il tiro, e poi si salva Brio mettendo la palla fuori, e c'è bisogno di aiuto credo dietro, perché la coppia centrale, mentre possiamo rivedere azione errore macroscopico di Baggio, ha tentato di saltare Tacconi, non c'è riuscito, grandissima occasione a tu per tu, uno contro uno di Baggio con Tacconi, il salvataggio, poi ancora Dunga al tiro, ancora una volta para Tacconi, sembra incredibile, è diventato un assedio per Tacconi, ha effettuato 4-5 interventi in pochissimi minuti. Adesso ancora Galia, autore del gol che aveva portato in vantaggio al secondo minuto la Juventus. Adesso osserviamo Schillaci, effettuato il cross, pericolo, e credo che si possa rivedere questo intervento con... rivediamo, non ho visto benissimo, c'è un intervento falloso ai danni di Casiraghi. Ci sono proteste, credo giustificate, da parte, vedete che il capitano, anche Brio, va dall'arbitro a chiedere giustizia. Volpecina ha spinto Casiraghi impedendogli di intervenire. Finale veemente da parte dei bianconeri, adesso va in avanti ancora Schillaci, servito da Napoli, salta l'avversario. Non riesce a saltare il secondo, però il pallone ancora per De Napoli, effettuato il cross, Landucci esce ed è pericoloso, la porta è vuota, il suo rinvio, ci ha ripensato, è tornato indietro Landucci. Nonostante siano molti di meno, diciamo 2.000 contro 40.000, i tifosi della formazione viola si fanno sentire di più.
Non ruba palla Buso, mentre è saltato anche Bonetti. Napoli che allarga il gioco, adesso tocca ad Alenikov cercare di impostare. Va Schillaci che gioca in posizione centrale in questa circostanza. Alenikov incespica un po' sul pallone, lo perde, però avanza ancora la formazione bianconera. C'è la possibilità di andare al gol e spreca tutto. Un vero peccato. Spreca tutto la Juventus con questo tiraccio maldestro di Alenikov. Tredicesimo minuto con la Juventus che cerca di riportarsi in vantaggio contro una Fiorentina che ha arretrato il suo raggio d'azione, gioca più coperta, senza contare che mi pare di vedere che Baggio non sia, come abbiamo più volte già intravisto, non sia nelle condizioni migliori, quindi denuncia quel leggero infortunio, ha voluto essere in campo comunque, quel leggero infortunio che gli impedisce di rendere al 100%. Vediamo Alenikov. Rui Barros difende il pallone, riesce a porgerlo a De Agostini. De Agostini studia il piazzamento dei compagni, decide di allungare verso Casiraghi, si alza Casiraghi, salta poi allontana Volpecina, ancora la Juventus con all'ultimo momento l'intervento di Volpecina che allontana il pallone, lo calcia fuori dalla portata di Casiraghi. C'è quindi ancora un calcio d'angolo per la Juventus, il pallone messo fuori area da un intervento di testa di Dunga, sta schiacciando nella propria metà campo la Juventus, la squadra avversaria, va in avanti De Agostini, cioè Alessio ancora in possesso di palla, dribblato, può andare al tiro, preferisce dare invece verso Rui Barros, pallone in mezzo, il tiro è il fallo di mano, vediamo che l'arbitro indica che il gol è valido. C'era stato un fallo di mano, l'arbitro ha concesso la regola del vantaggio e festeggia Casiraghi. È ritornata in vantaggio la Juventus, stava premendo con grande insistenza. Possiamo adesso rivedere, c'era una spinta infatti di Casiraghi, poi il tiro di Alessio, il fallo di mano involontario e sull'arbitro che lascia proseguire da due passi è proprio Casiraghi che mette il pallone alle spalle di Landucci. Alla mezz'ora del secondo tempo, sempre con la Juventus in vantaggio per 2-1 sulla Fiorentina. Quasi tutto il tempo in difesa la squadra viola. Appoggio, adesso si assesta il pallone. E il pallone entra, si assesta il pallone De Agostini. Pallone che è terminato alle spalle di Landucci. Probabilmente è stato ingannato dalla traiettoria. Stavo dicendo, si assesta il pallone De Agostini. 28esimo, possiamo rivedere il replay per cercare di calciare, però il pallone ha battuto davanti a Landucci si è buttato in ritardo e si è fatto scavalcare, errore macroscopico, ha lasciato sfilare il pallone anche un giocatore della Fiorentina, mi pare si trattasse di Kubik, pallone in rete sul tiro che non aveva indubbiamente tutte queste pretese. Al 28esimo, terzo gol della Juventus segnato da Galia. Ferma molto bene Nappi, un pallone non facile, il lancio in avanti con Buso, adesso è in area di rigore Baggio in area di rigore, il pallone con il tuffo plastico, intanto qui non ci siamo, tuffo plastico da parte di Tacconi che ha lamentato un intervento di Nappi ha subito anche le sue, ha ammonito anche Tacconi, ammonizione al 42esimo per Tacconi, partita che indubbiamente data la carica agonistica sul finale indica che un pochino di nervosismo. È pronto a entrare in campo con il numero 13, quindi Malusci, lo fa a tempo già scaduto e tenta una mossa disperata. Adesso Graziani, vediamo l'esito di questo calcio di punizione. Pallone messo in mezzo, la respinta, la palla allontanata dall'area. Come vedete tutta la Juventus nella propria metà campo. Posizione regolare, salta Bonetti, allontana e mette la palla fuori area, palla da lanciare lontano, invece Marocchi poi toccato, pallone tutto regolare, adesso avanza Nappi, ferma Nappi, cerca di entrare in area Nappi, deve superare due avversari, effettua il cross,
dall'altra parte spunta Baggio, mette dentro, poi il recupero da parte di Bonetti che allontana e mette via. Adesso si tratta di calciare il pallone il più lontano possibile, c'è soltanto Schillaci con Volpecina. È una mischia corpo a corpo, adesso arriva l'arbitro, vediamo che cosa decide. Il tempo è scaduto da 2 minuti esatti, siamo adesso al 47esimo. La situazione è di 3-1 in favore dei bianconeri. Baggio ancora messo a tempo. E in questo istante l'arbitro indica che la partita è finita.